Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Let's Play FTL Advance Edition. L'ultima volta abbiamo subito una sconfitta abbastanza dura con la nave Engie, ma questa volta avremo a che fare con la Osprey. Questa è una nave molto particolare. La chiameremo Risk of Rain perché in questo momento sono infognato a bestia con questo gioco specifico e ho personalizzato tutti i nomi utilizzando le classi di Risk of Rain. Allora, perché questa nave è particolare? Perché ha questo, l'Artillery Beam, che è un'arma potentissima che richiede, cioè sulla quale non abbiamo alcun controllo, si carica sola e si spara sola, ammesso che abbia abbastanza energia. E una volta che spara è un laser, è un beam fondamentalmente, però a differenza degli altri è un beam che trapassa tutti gli scudi, che aiuteremo qualcuno qui. E stiamo per fronteggiare uno Zoltan, una nave Zoltan con il loro classico scudo, armata di ioni e un beam. Non è un'ottima cosa perché il loro beam ci farà molto molto male, eccolo lì. Che gli ioni, cioè, ci tolgono lo scudo. E tra l'altro hanno deciso furbamente di colpirci nelle armi, che è dove fa più male. E dovremmo subirci un bel po' di danni per il momento. Ma questo solo finché il loro scudo non sarà abbattuto. Cosa che accadrà in concomitanza con l'artillery beam che diventa carico. Madonna, quanti danni. Ok. Una volta che il loro artillery beam come potete vedere, una volta che il nostro artillery beam ha sparato, come potete vedere, loro non sono più in una situazione così ottimale. Tuttavia, ce l'hanno già messa ampiamente nel posteriore. Questo vuol dire che siamo obbligati a riparare tutto. Ok. Contattiamo i civili, sì, ok. Dobbiamo riparare il sistema di ossigeno prima che il nostro equipaggio muoia soffocato, ma questo non dovrebbe essere un problema. Grazie al nostro Engie, ok. E poi ripariamo anche la sala medica, così da curare i nostri due feriti, e poi possiamo rimetterci in viaggio. Giocare con questa nave mi piace parecchio. Mi piace perché si punta molto sulla difensiva, e questo vuol dire, cioè, si punta sulla difensiva per far caricare l'artillery beam. Perlomeno questo è il mio modo di giocare. Questo vuol dire che appena possibile ci spariamo gli scudi di livello 2 che andranno a prevenire la situazione che si è appena creata. Ma perché gli Zoltan? Perché ce l'hanno con noi gli Zoltan? È la stessa nave di prima, solo che in una situazione anche peggiore, ossia in mezzo al fuoco, in una tempesta solare. Potrei dover ricominciare la run. Ed eccoli là. Decidono allegramente di mandarci a fanculo. Il sistema di ossigeno è quello là di porte. Poteva andare peggio, poteva andare come è andata prima, che ci attaccavano direttamente nelle armi, e questo voleva dire che non potevamo contrattaccare, ci hanno distrutto di nuovo il sistema di ossigeno. E qui sta andando tutto a fuoco, e questo è un problema dato che le porte erano sfasciate. Adesso non lo sono più. Ah, c'è completamente andato l'artillery beam. Non so se ce la caviamo. Sì, che accettiamo la vostra offerta. Non ho manco letto che cosa mi hanno offerto, però accetto. Accetto assolutamente, pur di togliermi da questo schifo di situazione. Dovrei riparare per prima cosa la cabina di pilotaggio, in effetti. Ecco che arriva un altro incendio. Giustamente sempre nella cabina di pilotaggio, che è ciò che ci serve per andarcene da questo posto di merda. Sì.
Possiamo disattivare temporaneamente l'artillery beam per caricare più in fretta l'FTL. Se ne puoi andare qua. E tu vai a curarti. Ok, adesso ce ne possiamo andare. Sì, ecco. E ce ne andremo qui, sperando che per una volta non ci capiti l'ennesimo Zoltan. Assolutamente non daremo agli schiavisti un membro del nostro equipaggio, e anzi, possibilmente li facciamo fuori e ce ne facciamo dare uno da loro. Artiglieri Bim ancora non va bene. Ognuno ai suoi posti. Ecco che arriva il primo missile e chiaramente ce lo sparano nel sistema di armi, causando anche una breccia. Un altro missile nel sistema di pilotaggio, così non c'è speranza che schiveremo qualcosa. Un altro nel sistema di scudi e, come avevo detto, siamo partiti molto male e difficilmente ci salveremo da questa situazione. Ma mi sembra anche futile provare a resistere. La resistenza è futile, come direbbero i... Come si chiamano quelli di Star Trek? I Borg? Vabbè, ricominciamo da capo. Ci troviamo in una nebula e questo è male. Faremo un paio di salti, cercando di massimizzare i nostri eventuali guadagni. Ok, proviamo ad aiutarli e otteniamo un membro dell'equipaggio gratis, cosa che definire gradita è poco. E tutto questo perché abbiamo cazzeggiato nella nebula. Attacchiamo questi pirati, che sono dotati di bombe. Non è un grosso problema, il loro laser non dovrebbe essere eccessivamente pericoloso. Le bombe non so di che tipo siano, ma sono sicuro che ce la possiamo gestire. Anzi, ho cambiato idea. Tu è meglio che stia nelle porte e tu è meglio che te ne vai agli scudi. Ok, gli abbiamo colpito il sistema di armi. Questo vuol dire che non ci spareranno le bombe. Prossimo colpo va all'ossigeno, ci hanno fatto un'offerta carina che onestamente rifiuterò, perché comunque non mi stanno preoccupando, moriranno a breve, senza alcuna possibilità di farci del danno. Se non sarà quest'ultimo colpo di laser a finirli, ci penserà l'artillery beam, che non ha avuto il tempo di farsi vivo. Oh, questo è bello. Insomma, non è esattamente il massimo in effetti, però ci tornerà molto utile in futuro, secondo me. Solo che al momento non possiamo assolutamente permetterci di utilizzarlo in congiunzione con il burst laser, ma nemmeno alla lontana. Sì, offriamo il nostro aiuto. Se avessimo avuto degli sensori migliori avremmo potuto superare quell'evento senza problemi, ma non li abbiamo, e anche se li avessimo avuti... Sì, difendiamo. Dico, e anche... cioè, non li abbiamo perché non mi sono assolutamente messo... cioè, ci avevo pure pensato all'idea di potenziarli, però non ce lo potremmo comunque permettere. Quindi, questa nave ribelle non dovrebbe rappresentare un grossissimo problema, anche se il loro laser... eccolo lì, ci ha fatto qualcosina, ma per fortuna ha colpito stanze vuote. Uno su tre, dai. Quel minimo indispensabile che basta a non subire danni. Nel frattempo si mimetizzano, facendoci perdere prezioso tempo. Vediamo di colpire il sistema di mimetizzazione.
Così non se ne vanno di nuovo. Ok, ah, non vanno da nessuna parte a priori. Se abbiamo ricevuto un po' di ricordo. Ah, ok, ora ci siamo. Lì c'è un negozio, ma ancora non è il momento. Andiamo qui. Brutta storia. C'hanno dei droni, c'hanno un lanciarazzi, la cosa peggiore è il lanciamissili. Ok, la loro configurazione non è eccezionale perché il loro drone non può penetrare gli scudi mentre il lanciarazzi non è completamente indifferente il fatto che... Cioè, il lanciarazzi trapassa gli scudi, quindi a meno che non decidano di sparare col lanciarazzi sul nostro sistema di scudi, cosa che non fanno perché non sono dei geni, in quanto è un'intelligenza artificiale. E ci attende una tempesta solare di cui subiremo gli effetti, quali non sono particolarmente preoccupanti, nonostante ci abbiano mandato a fuoco il sistema di ossigeno, che probabilmente si romperà a breve. Infatti. No, non apriamo tutte le porte, però tu è meglio che vai a riparare. Sì, ci prendiamo la nostra bella ricompensa e prima della prossima tempesta solare ce ne dobbiamo andare di qua. Tu sei in una zona senza ossigeno, che è un problema. Quindi è una buona idea che se ti curi. Tempesta solare imminente. Quindi 1, 2, 3. Sì, andiamo di qua. Esploriamo il campo di asteroidi. Niente. Sì, anche se il campo di asteroidi ci avesse danneggiato, la cosa non mi avrebbe preoccupato perché c'è un negozio proprio subito dopo. A cui andremo adesso, anche se non penso che ci potremmo permettere chissà cosa. Membri dell'equipaggio. Ioni, controllo mentale, teletrasporto, mimetizzazioni. Niente da comprare, niente da vendere. Ci prendiamo giusto un pochino di carburante così, per compensare quello che abbiamo usato per arrivare fin qui. Campo di asteroidi. Stessa nave di prima. Più o meno. Il loro lanciamissili, come al solito, è preoccupante, ma ha colpito una stanza vuota, quindi la mia preoccupazione è già svanita. Sarebbe un'ottima idea se impedissimo a quel drone di mandarci a fuoco tutto quanto. Questo incendio non so da dove sia scaturito, ma mi sembra una buona idea spegnerlo. E adesso dobbiamo solo aspettare. Il loro drone è stato distrutto da un asteroide vagante, dopo che l'abbiamo disattivato con cura. E li attende una morte, una distruzione, morte. La morte è per ciò che vive, questi non sono esseri viventi. In 3, 2, 1. Prendiamo la nostra ricompensa e ce ne andiamo qui. Non è ancora il momento di fare upgrade. Questi hanno un drone antidrone, la cosa non mi concerne minimamente. E le armi che hanno non sono per niente spaventose. Dovrebbe essere un... Vabbè, in effetti è meglio che glielo disattiviamo. Non so quanti colpi posso sparare questo schifo qui. Uno solo, dai. Ma che devono fare? Allora, ho un'idea. Vediamo di controllare la loro situazione. Tanto gli togliamo l'ossigeno giusto per mandarli un po' in paranoia. Hanno un drone di riparazione che funziona, possiamo vederlo benissimo. E non credo che ci siano effettivamente possibilità di...
Ok, stanno tentando di fuggire, ma non andranno lontano. Perché gli abbiamo distrutto la cabina di pilotaggio, fondamentalmente. Ma anche e soprattutto perché... Eccolo lì, perché... L'artillery beam che fa il suo sporco lavoro. Andiamo di qua. Dovrei farcela. Attacchiamo i ribelli. Aspettiamo. Attacchiamo i ribelli. Me la sento di attaccarli. Questi mi piacerebbe sconfiggere la ciurma, ma la vedo un po' improbabile. Diciamo che sconfiggere la ciurma non è quanto di più semplice quando si utilizza la Osprey, perché l'artillery beam è un'arma sulla quale non si ha controllo. Rinunciarci non è neanche un buon utilizzo della Osprey. Siamo senza scudi. Loro sono senza laser, però il problema rimane il lanciarazzi, che abbiamo messo fuori uso. Perfetto. Quindi tu te ne puoi andare qui, così li teniamo sott'occhio sempre. Il prossimo colpo lo possiamo sparare al sistema di ossigeno. Oh, un bell'incendio. Quasi quasi disattiglierei l'artillery beam. Bellissimo colpo che ha fatto. No, non valeva la pena. Quindi rubiamo le risorse dei civili oppure lasciamo i civili in pace e rubiamo le risorse. E non abbiamo ottenuto nulla. Che tutto sommato è accettabile. Siamo stati degli stronzi e non abbiamo ottenuto nulla per questo. Probabilmente non avremmo ottenuto nulla qualora non lo fossimo stati. Abbiamo ben 100 di scrap da parte. Mi sono fatto malissimo i calcoli. Quindi ci attende un combattimento molto duro nel prossimo salto. Sì, ci fermiamo qui e accettiamo questa loro offerta. Sì, così per un po' non avremo problemi di carburante. Allora, i potenziamenti che dovevamo fare li facciamo adesso. Facciamo adesso assolutamente. E di che cosa abbiamo bisogno? Potenziare l'artiglieria? No, dobbiamo potenziarci le difese. E lo facciamo così. E così, e così. Un po' dubbia come scelta, lo ammetto. Però, nel grande schema delle cose, mi sembra la migliore. Questi ci hanno abbastanza roba da metterci in difficoltà e noi dobbiamo assolutamente scappare di qui il prima possibile. Vedete, la nostra capacità di schivata si è rivelata utile. Il problema saranno i missili, sono quelli che dobbiamo schivare. A parte la SB. Beh, non è grave. Però potresti anche andare a ripararlo visto che sei nei pressi. Ok, la SB è fallito. E siamo quasi pronti a scappare da qui. Giusto in tempo per toglierci dalle palle quel missile. Allora, cominciamo a pianificare il nostro futuro viaggio. Io per il momento non mi sento in grado di affrontare settori civili, cioè settori ostili. E sicuramente non. Ma in effetti potrei andare nella nebula. Solo che non vedo il vantaggio di andare nella nebula, in effetti. Beh, per evitare gli Zoltan. Zoltan sono un problema. Andiamo nella nebula. Normalmente, cioè, non mi vedrete mai fare questa scelta praticamente in altre situazioni perché io le nebule le detesto. Ma questa è una situazione particolare. E lì c'è un negozio nel quale non possiamo andare. Perché non abbiamo soldi. Qua non c'è niente. E qui ci sono degli intrusi a bordo. E dove si trovano?
Perfetto, stanno lì. E stanno tentando di entrare nella nostra sala motori, nella quale ci manderemo tutte le nostre truppe. E non dovrebbe essere un grosso problema, sono solo quattro umani e noi abbiamo tolto l'ossigeno, in effetti, quello è un problema. Sì, togliamo nuovamente l'ossigeno, brutto senza sensori però, così è la vita. Tu non va bene che stai qua, meglio se te ne vai lì, non morire nel processo. Mandiamo il Mantis e l'umano nella cabina di pilotaggio per impedire che ce la distruggano. Chiudiamo tutte le porte, così si riempie di ossigeno nuovamente e sembra che la situazione sia tornata alla normalità. Tu te ne puoi tornare qui e tu qua. Ci curiamo. Non abbiamo guadagnato un cazzo, eh? Proprio un cazzo abbiamo guadagnato. Ok. Qui c'è un distress beacon. E sulla base di quanto guadagneremo qui, decideremo. Proviamo a invitare questo tizio a entrare nella nostra ciurma e ha funzionato. Quindi questo è il nostro nuovo personale di scudi. Mentre questo qua. Lo mandiamo ai sensori. Un altro segnale. Ok, quel negozio è fuori portata completamente. In compenso stiamo ottenendo un. Abbiamo ottenuto qualcosa di gratis. Sì, gli daremo il carburante e loro ci danno una buona quantità di soldi, molto più del valore del carburante stesso. Andiamo qua, sperando che non ci raggiungano, ma dovremmo cavarcela. Anche questi vogliono il carburante, gli daremo volentieri in cambio di una firebomb. Stiamo cominciando ad accumulare armi. E questo non è male, la Osprey può portarne fino a 4. Altra roba gratis, a cui non dico di certo di no. Il problema è che non abbiamo il sistema adatto a portarli tutti. Attaccheremo questo pirata, contro il quale la migliore difesa saranno gli scudi. Per quale motivo loro hanno disattivato gli scudi? Ci hanno abbordato comunque. Dove di preciso? Nella stanza delle armi. Sì, puoi andare a dare una mano tu, Mantis. Giusto per velocizzare il processo. Abbiamo abbastanza scudi per difenderci dalle loro armi, quindi non ci dobbiamo preoccupare. Abbiamo fatto fuori un membro dell'equipaggio. Questi non hanno la Clone Bay. Cioè, non hanno modo di curarsi. Ok, mi piacerebbe poter vedere l'interno della loro nave, ma non è possibile. Quindi attaccheremo l'ossigeno. Non c'è possibilità che riusciranno a farci qualcosa perché non hanno proprio la potenza di fuoco necessaria. Infatti tentano la fuga. E questo mi fa pentire di aver disattivato l'artiglieria. Però l'unico modo per impedirgli di sparare è quella. È quello. Stanno offrendo qualcosa che sì, accetterò per velocizzare il combattimento e soprattutto perché siamo a corto di carburante, visto che ci siamo messi a regalarlo in giro. E per quale motivo non possiamo partire? Perché non abbiamo energia ai motori, mi sembra un'ottima ragione. E ce la facciamo a scappare? Sarà un problema, potrebbero raggiungerci. Comprare un'arma sconosciuta? No. Non compro un'arma sconosciuta per il semplice fatto che ho già una gran quantità di armi. Comunque questa è una nave abbastanza bastarda. A disposizione hacking, droni,
ma le loro armi non sono un granché. Cioè, hanno solo un beam, e a meno che non ci aggirino un sistema di scudi, cosa che non stanno facendo, ma stanno aggirando il sistema di ossigeno. Ok. Non è spaventoso, ma questa cosa ci ha già dato problemi, se ben ricordate, un paio di episodi fa. Quindi, attaccheremo per prima cosa il loro sistema di droni. Cioè il loro sistema di hacking. Loro non riusciranno a farci dei danni se non a lungo termine. Vedete, il nostro ossigeno dopo un solo hacking solo è già cioè è all'80%, quindi ecco, adesso ne arriva un altro e ce lo stanno portando più giù. Ma è finita lì perché non hanno più modo cioè, devono ripararlo per forza prima di mandarcene un altro. E questo ci ha fatto guadagnare abbastanza tempo. Soprattutto ha fatto guadagnare tempo all'artillery beam. E loro giustamente tentano la fuga. Cosa che non riusciranno a fare. Perché il nostro prossimo colpo sarà per loro fatale. Un altro combattimento semplice, abbiamo ottenuto un po' di carburante che è ottimo. Questa è l'unica strada possibile. Speriamo che non ci raggiungano i ribelli. Drone automatizzato. Questo non è buono. Vediamo dove ci attaccano. Alle porte. Non è la fine del mondo, ma può essere un problema. Può causare un problema in determinate situazioni. Tanto l'engine non credo che stia bene lì, lo lasciamo. Ok, non sono un pericolo grosso, hanno solo un laser. No, non ci possono fare niente. Quindi concentriamo il fuoco sulla cabina di pilotaggio. Cosa che ho fatto troppo tardi, ma non importa perché tutti i colpi sono andati a segno, quindi meglio di così non poteva andare. Normalmente queste navi hanno una capacità di schivata elevatissima, ma non è questo il caso, evidentemente. Sì, potete continuare ad aggirarci le porte, la cosa non mi tange. E quest'ultimo colpo finirà il lavoro, perfetto. Prima ancora dell'artillery beam. Potenziare l'artillery beam è un'ottima cosa, ma non è questo un buon momento. Non ci raggiungono qui. Credo di no, spero di no. No, non ci hanno raggiunto. Questi ci hanno lanciarazzi e ioni. È il momento di combattere. Lanciarazzi è il vero e proprio problema. Problema che è come possiamo risolvere. Facciamo così, sperando che questo 25% di schivata. Perfetto, ci è tornato utile. E gli abbiamo messo a KO il sistema delle armi. Però l'hanno subito riparato. E il loro lanciamissile è tornato online, adesso è di nuovo offline, adesso è di nuovo online. Colpiamo nuovamente, concentriamo il fuoco sul sistema delle armi finché questa storia non sarà conclusa. Ecco il missile, aumentiamo la nostra probabilità di schivata sperando che ci vada nuovamente di culo. Non è andata così, ma tutto sommato non mi posso lamentare in quanto ha colpito una stanza vuota. Mi sarei seriamente preoccupato se avesse colpito l'artillery beam. In realtà no, non mi avrebbe seriamente preoccupato, però non avrebbe avuto alcun effetto in effetti, ora che ci penso. Ok, è il momento di upgrade. Gli ioni o la firebomb? Direi di fare così. Così, e magari, perché no? Perché no? Perché no? Rimaniamo così, che mi sembra abbastanza una buona idea. Volendo adesso possiamo utilizzare sia le bombe che tutto il nostro, cioè il nostro burst laser. E gli ioni ancora è presto.
Ma diventeranno una realtà presto perché gli ioni, a differenza delle bombe, non ci consumano missili. Scambiamo 3 missili per 10 di carburante, mi sembra veramente un'ottima idea. E ci dirigiamo all'uscita. Non avere la necessità di comprare. Andiamo dagli Engisi. Non avere la necessità di comprare il carburante è un'ottima cosa perché risparmiamo soldi. E non ci troviamo nella merda qualora fossimo a secco all'improvviso. Due missili, sì. Abbiamo usato due missili per rallentare la flotta che ci insegue. Questo vuol dire avere più salti e mettere a frutto il carburante nuovo, ma non stiamo trovando una minchia. Che sono un'ottima ragione per fare più salti. Combattiamo la nave Engi oppure offriamo il Mantis? Io offro il Mantis che ci ha causato dei danni alla nave, ma 41 scrap, che sono ottimi tutti i vostri posti. Spegniamo questo incendio e siamo arrivati a 100 scrap. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che più energia non è una brutta idea. Non siamo ancora ai livelli di energia ottimali per attivare tutto, però qualora comprassimo una batteria lo saremmo. Dobbiamo farci una strada bella lunga perché ancora non si vede la flotta ribelle e siamo quasi all'uscita, quindi cerchiamo di fare il giro più lungo. Ok, spieghiamo che siamo amichevoli e se ne vanno. Deludente. Questi qua vogliono essere scortati? Assolutamente sì, perché non abbiamo proprio niente da fare. Quindi una quest è ottima e ci hanno anche regalato più carburante di quanto ce ne serve e ci hanno riparato. E ci hanno offerto un negozio che non è una cattiva idea. Ok, Ioni? Ma ciò. Ok, non hanno niente di realmente interessante. Quindi ci limiteremo a ripararci un pochettino e a proseguire. Quindi possiamo fare. No, qua è un vicolo cieco. Mi sa che siamo obbligati a fare del backtracking. O forse no. Vediamo un po'. Rifiuterò assolutamente la loro offerta. E loro ci diranno che ce ne pentiremo. Solita storia, soliti pirati, soliti scassamenti di coglioni. Come sono sistemati loro? C'hanno un drone antidrone, un drone d'attacco, bombe e un laser non particolarmente spaventoso. Si possono curare, quindi puntare all'uccidere la ciurma non mi pare una grande idea e credo che semplicemente punteremo sulla nostra lenta configurazione d'attacco. Con il burst laser. Ok, la loro bomba è andata a segno e ci ha mandato KO, il sistema di ossigeno non è grave. Ripeto che non è grave. Gli abbiamo danneggiato il sistema delle armi poco prima che la bomba partisse, e questo è ottimo. Gliel'abbiamo mandato a fuoco, e anche questo è ottimo. Gli verrà molto più complicato ripararlo. Non stiamo ricevendo danni, ma proprio per poco. E se abbiamo avuto abbastanza fortuna, quel poco che ci serve a far sparare l'artiglieria, ecco, e adesso la situazione si è un po' capovolta, loro sono nella merda e noi siamo perfettamente difesi. La loro offerta di resa è scarsina, la loro bomba è andata di nuovo a segno, ma queste bombe qui, cioè le bombe non danneggiano lo scafo, ma solo i sistemi. Ci
Ciò vuol dire che siamo abbastanza a posto. Così così avrei dovuto accettare la loro offerta di resa, così questo combattimento sarebbe finito, ma un altro colpo di artiglieria gli darà problemi abbastanza. Probabilmente il prossimo colpo di artiglieria li farà fuori. Ce l'hanno con il nostro ossigeno, non si rendono conto che abbiamo un Engie che sistema tutto prontamente. Artiglieria, nave sconfitta, nessun danno, problema risolto. E che cosa vogliamo fare? Io, onestamente, voglio cominciare a considerare la possibilità di... ci serve un altro pezzetto di scrap, comunque. Un'altra bomba di fuoco. Ci possiamo incendiarli fino alla morte. Qualora volessimo, cosa che mi sa che non vogliamo. Avrei dovuto... Ascoltiamo il loro problema. Allora, c'è un Mantis che crede di essere umano. O facciamo parlare gli umani, o facciamo parlare il Mantis. Facciamo parlare il Mantis, giusto per vedere cosa cambia. Niente, l'abbiamo ucciso. Era meglio far parlare l'umano. Però vabbè, pazienza. Ok, potenziamo l'artiglieria. Di tutto la nostra energia è allocata da qualche parte. Questi vogliono il carburante, glielo daremo in cambio di molto scrap gratis. Ok. Quindi. Io mi sento più a mio agio così. Certo, siamo a corto di carburante, ma accettarne uno solo per fare il favore ai pirati non mi pare un'ottima idea. E infatti faremo gli eroi e li attaccheremo. Questi sono in una brutta, brutta situazione. E questo mi porta a pensare che dovremmo sperimentare una strategia un po' diversa dal solito. Quindi loro adesso ci abborderanno. E mai idea fu più stupida. No, anzi, rimaniamo qua. Il loro flak mi spaventa, ma questi tizi non solo sono solo in due, non hanno neanche modo per curarsi. Che il flak ha colpito l'artiglieria, non è grave. Una delle nostre due bombe è andata a segno. Questo costringe l'Engie a spostarsi e a prendersi un po' di danni. Niente da fare. Il Mantis è tornato a bordo. Questo nostro Engie è una buona idea se se ne va a riparare l'artiglieria, giusto perché è lì. No, anzi, ho cambiato idea. Meglio che ripari l'ossigeno. Se riusciamo a colpire il loro sistema di pilotaggio, vuol dire che la prossima bomba andrà a segno per forza. Perfetto. Più o meno, no, in realtà non è così. Ok, la situazione è ottimale, sul serio. Perché? Con la cabina di pilotaggio che va a fuoco, la loro probabilità di schivata del prossimo attacco sarà bassissima. E noi il prossimo attacco lo concentreremo qui. Però solo una bomba per il momento. Dovrebbe bastare a far fuori l'Engie. Infatti, sono morti tutti. Erano tutti morti. Come direbbe Max Payne. Abbiamo ottenuto un po' di ricompense, la vittima scappa senza darci una minchia, ma va bene, è così. E possiamo avanzare al prossimo settore e direi che possiamo anche osare di andare in un settore controllato dai pirati. Queste bombe si sono rivelate utili. O almeno credo che ci abbiano fatto guadagnare qualcosa di più. Questi tizi sono preoccupanti, ma dal momento che ci hanno mandato a fanculo il sistema di
di motori, abbassando la nostra schivata massima al 15%, è una buona idea concentrare l'energia che di conseguenza ci avanza sulle armi. Questo vuol dire sparare Ion Blast a profusione. Certo, avere un altro quadretto di energia ci tornerebbe utile per alimentare l'artiglieri, ma ce lo prenderemo presto. Ok, sta funzionando. L'Ion Blast 2 è qualcosa di rapidissimo a sparare, come potete vedere. Gli abbiamo fatto fuori il sistema di armi. Adesso impedirgli di curarsi, secondo me, è un'ottima idea. L'Ion Blast li può anche stordire, come potete vedere, è un'ottima cosa perché rallenta le riparazioni della stanza. E fra poco arriverà l'artiglieri, eccolo lì. E sono più o meno spacciati, direi, sì. Oh, ottimo, carburante ci serviva, ok. Ci serve un altro po' di energia. E lì c'è un negozio. Avrei dovuto guardare prima. Avrei dovuto guardare prima. Però abbiamo della roba da vendere, in effetti. Quindi, clonazione non è ciò che mi interessa. Hacking potrebbe interessarmi. Controllo droni. Arriva con un drone da combattimento gratis. E non è mai. Il Weapon Pre-Igniter è da solo. Abbastanza. Come facciamo ad arrivare? Abbiamo modo di arrivare a 120? Con questo arriviamo. Con questi due arriviamo a 8, 13. Arriviamo a 100. Arriviamo a 129 se vendiamo le due bombe di fuoco. E visto che missili non ne abbiamo tanti, io lo farei. Sono stata un'ottima cosa, ma il Weapon Pre-Igniter è qualcosa di raro. Qualcosa di buonissimo e senza dubbio il miglior potenziamento di tutto il gioco. E questo negozio è stata un'ottima idea visitarlo. Questo vuol dire che sposteremo tutta la nostra energia sulle armi. E adesso vi renderete conto. Partire con le armi cariche, che cosa vuol dire? No, mi prendo l'arma. Una flak gun. Sì, me la prendo più che volentieri. Ok, e non è una gran perdita perché il flak gun è più lento dell'Ion Blast, che comunque è rapidissimo. Proviamo il campo di asteroidi, danni, danni gratis. Il sistema delle porte è rotto, quindi non abbiamo modo di controllare il fuoco, ma l'ENG riparerà in fretta. Ok. Spirare ossigeno. Tu ti puoi curare nel mentre, tanto non stiamo facendo nulla, ok. Allora, non posso fare pronostici ancora, però la situazione è molto meglio della precedente. Ok, come siamo combinati qui? Questi c'hanno armi. Armi non male. Un sistema di hacking e una clonazione. Un sistema di clonazione. Ok. Non abbiamo modo di difenderci dall'hacking attualmente. Quindi spariamo con i flak, abbastanza da rompergli gli scudi. Dopodiché, allora ci hanno hackerato il sistema di motori. Questo vuol dire che qualora ci sparassero un missile potrebbero azzeccarlo senza nessuna difficoltà. E
E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che gli dobbiamo concentrare il fuoco sulle armi per il momento. E dal momento che sono Mantis, non ci spaventa l'idea che riparino molto in fretta, perché sono Mantis, appunto. Forse è il caso di sparare alla clonazione, giusto per mandarli un pochettino in crisi. Non ha funzionato. Il flock è fallito miseramente. Questo mi sorprende e deprime. Il fatto è che loro non hanno proprio la possibilità di contrattaccare, quindi per quanto i nostri attacchi possano andare a fanculo, non è così grave. Ok. Cabina di pilotaggio distrutta, Mantis ucciso. Sì, cabina di stanza di clonazione distrutta, Mantis ucciso e artillery beam in. No, non accetto la vostra offerta. Comunque sareste morti anche se l'avessi accettata. Tutti questi posti lo siete già. E che cosa mi può servire adesso? Io direi sempre più energia. C'è un salto qui. Accetto la loro offerta? No. State per ricevere una brutta cannonata di flak. Ok. I loro scudi sono messi male. Maluccio, facciamo, non sono messi proprio bene. Colpendogli le armi, non siamo riusciti a bloccare il lanciarazzi. Tuttavia, aumentiamo la nostra probabilità di schivata al massimo possibile, vale a dire 37%, e abbiamo schivato. Ok. Quindi concentriamo. Questa cosa è deprimente. Ecco che il loro colpo va a segno facendoci dei danni. Per qualche assurda ragione i nostri colpi non colpiscono. Si stanno offrendo una cosa molto generosa che non accetterò però. Il loro missile ha fallito, questa è un'ottima notizia. Lenji può andare a riparare, così come può andare lui. Avrei dovuto accettare, col senno di poi. La loro offerta si è rivelata molto migliore della ricompensa. Perché non abbiamo energia all'ossigeno? Questo è un problema. Devo assolutamente ricordarmi quando la tolgo. Ok, tutti i vostri posti. Arieggiamo. Proviamo a fare il rifornimento. Accetto. Ottimo. Stiamo avendo molta fortuna riguardo il carburante. Praticamente non l'abbiamo quasi mai comprato. Attacchiamo. Maledetti. Ok, questi sono pericolosi. Perché i loro droni possono facilmente abbattere i nostri colpi. E sono perfettamente in grado di farci del male. E per qualche assurda ragione i loro colpi non falliscono, al contrario dei nostri. Quindi l'artillery beam proviamo a disattivarlo temporaneamente, cioè a depotenziarlo un attimino per aumentare la nostra possibilità di schivata, e questo, come potete vedere, ha già portato dei risultati positivi. Ok, questo li metterà un attimino in crisi.
Sì, probabilmente dovrei gestire meglio le tempistiche degli attacchi, ma mi sembra che abbiamo passato il punto critico ormai. Forse no. Invece sì. Allora, cerchiamo di fare più danno con l'artiglieria. Offerta no, spiace, arrivederci. Dunque, c'è un negozio nei pressi? No. Voglio farmi una nave agile, stavolta. Anche se questo è un bestione. Sì, no, questo è male. Stiamo veramente messi maluccio in quanto a scafo. Se trovassimo un negozio, però la situazione si risolverebbe. Questo è tutt'altro che un negozio. Questo è un problema, questo è un problema enorme. Oh, questo è un problema enorme. Allora, fra poco usciranno dalla mia meditazione, però questo mi consola. Togliamo un attimo l'energia all'ossigeno. Ok, ci è andata molto. No, concentriamo tutto sulle armi. Ok. È andata incredibilmente bene. E qui abbiamo il nostro negozio che ci salverà la vita. Ora avranno qualcosa di buonissimo da comprare. Batteria, controllo droni, clonazione. No, in realtà no, non hanno niente di così buono. La salute prima di tutto. E ci dirigiamo all'uscita. E magari se me lo dicevate prima, io non glieli davo al negozio, venivo da voi. Beh, possiamo andare. Dove siamo? Oh, direi che possiamo anche terminare il video in quanto abbiamo finito il quarto settore. Possiamo andare al prossimo controllato dagli Engi.